Ciao a tutti, sono un'insegnante e voglio raccontarvi una storia. È una storia che non comincia con un c'era una volta, ma comincia con una data, 2007. È stato nel 2007 che ho avuto un'idea apparentemente folle. Ho chiesto ai miei studenti di fare qualcosa che io non so fare. Eppure è stata un'idea che ha premiato, perché da questa idea è nata innanzitutto la convergenza tra me e i miei studenti attorno ad un concetto, ricreazione. Si sa che la ricreazione è il momento migliore della vita scolastica e ricreazione è anche la richiesta che ho fatto ai miei studenti. Ricreare un libro. Ricreare un libro con la forza delle immagini. Ricreare un libro senza raccontare il riassunto. Ricreare un libro per passare dalle parole alle immagini e alla musica. Ricreazione, appunto. Ed è una ricreazione speciale quella che sta dietro ad un book trailer, perché non è una ricreazione che normalmente si fa in solitaria, è una ricreazione che richiede la collettività, che richiede un aiuto reciproco, che richiede un lavoro d'équipe. È un lavoro che permette di far sì che alla fine chi si guarda in quel prodotto dica noi e non solo io. Io credo che questo sia un valore aggiunto. Spesso la scuola lavora dandoci compiti solitari, mettendoci in competizione. Qui la scuola fa una proposta che è una proposta invece di cooperazione. Che cosa si ottiene con questa cooperazione? Il book trailer, che si discute nelle scuole di cinema se sia più pubblicità, più cinema, una cosa e l'altra. A noi non importa etichettarlo, a noi importa che quel book trailer porti l'impronta di chi siete, delle cose che sapete fare. Ci importa che attraverso l'idea del book trailer abbiamo deciso un appuntamento. L'appuntamento è il 23 aprile, ogni anno, giornata internazionale della lettura, sarà per noi l'appuntamento per ritrovarci insieme nel buio della sala cinematografica a leggere qualche pagina di buon libro. Grazie.